Recensione di Asus Padfone Infinity A86, il quarto Padfone di Asus, questo con processore Snapdragon 800. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, questa è la recensione di Asus Padfone Infinity A86 oppure New Padfone Infinity, chiamatelo un po' come volete, fatto sta che questa è l'ultima variante di Padfone disponibile in commercio. Si chiama però Padfone Infinity proprio come il modello precedente, il cui numero di versione però è A80, questo è A86. Si tratta di uno smartphone che viene venduto con questo tablet, che però non è un tablet ma viene chiamato Station. Viene chiamato Station per un ottimo motivo, ovvero per la presenza di questo alloggiamento in cui noi andiamo a incastonare il Padfone e lo smartphone diventa tablet. Quindi andiamo a descrivere un pochino più nel dettaglio questo prodotto, partendo ovviamente dallo smartphone. Lasciamo la Station qui dietro in attesa, scusate, via la notifica. Qualche dettaglio tecnico: il processore è uno Snapdragon 800 quad core da 2.2 GHz, è una delle più grandi differenze rispetto al Padfone A80, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, memoria espandibile, questa è un'altra differenza con il modello precedente. Qui abbiamo infatti lo sportellino per la nano SIM e questo sportellino vero e proprio, l'altro in realtà è un carrellino, questo invece è proprio uno sportello che contiene la micro SIM. La micro SD, scusate, quindi per espandere la memoria interna. Batteria da 2400 mAh, è presente invece una batteria da 5000 mAh all'interno del tablet. Schermo Super IPS più LCD 1920x1080 pixel, quindi un Full HD 5 pollici. Abbiamo poi una fotocamera da ben 13 megapixel con LED flash. Lo smartphone è realizzato in metallo, con questo metallo spazzolato molto bello, è realizzato in metallo anche il bordo, ci sono poi queste finiture argentate appena mette a fuoco, eccolo qua, vedete, sono molto belle, devo dire. È un design che ricorda in parte iPhone per alcuni dettagli, ma poi in realtà lo smartphone non gli somiglia poi così tanto. Qui abbiamo questa parte, sempre metallica, il logo Padfone funge anche da NFC. Dal punto di vista tecnico aggiungo anche connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, quindi quarta categoria, Wi-Fi AAC BGN, perché ovviamente Snapdragon 800, Bluetooth 4.0, radio FM, uscita video tramite adattatore qua sotto. Andiamo a provare un po' tutto il sistema. Rispetto ai precedenti modelli il sistema rimane quasi del tutto invariato, il software non gode di particolari modifiche e secondo me, lo dico in tutta onestà, questo è un po' un problema. Perché? Perché il software di Asus si è un attimo arenato nel corso degli ultimi mesi e siamo in una situazione un po' di stallo. C'è da dire che il modello non è recentissimo, è uscito già alla fine dello scorso anno, quindi ha già 3-4 mesi di età, se così vogliamo dire, però è comunque sempre al momento il flagship di casa Asus. È dotato di Android 4.2, per la precisione vi faccio vedere 4.2.2, riceverà Android 4.4, questa promessa di Asus. Di solito le promesse di Asus vengono sempre mantenute, ma ancora qui non è successo niente, abbiamo ancora la 4.2.2. Avete visto l'interfaccia personalizzata di cui vi parlavo, anche vi stavo accennando. In questa schermata ci sarebbe abbastanza da dire. Secondo me ci sono una serie di piccoli dettagli o di bug tutti in questa schermata che mi lasciano un po' perplesso, nel senso, un'azienda come Asus secondo me non dovrebbe farsi sfuggire una cosa del genere. Ma tanto per dire, per esempio, errori di traduzione, quindi modalità aereo è ancora N modalità aereo, l'impostazione dell'audio è ancora musicae, qui abbiamo questa finestra che ci mostra il fatto che l'SD è stata inserita, fatto sta che non possiamo levarla, ce la dobbiamo tenere, quindi abbiamo inserito l'SD, ci teniamo questa notifica lassù, quindi
Secondo me è un no. Stessa cosa per il fatto che la notifica dell'NFC è persistente, anche se questo è un problema comune con tanti sistemi operativi. E sempre da qui, si nota anche una carenza nei dettagli, sempre dal punto di vista delle traduzioni. Ci sono un sacco di testi tagliati male. Per esempio, qui abbiamo un cancel invece di cancella, nel telefono abbiamo un chiam invece di chiama, insomma, un po' tutto così. Secondo me qui si poteva fare assolutamente di più. Vi faccio notare un altro bug, che non è è un bug, ma è un difetto proprio del telefono, la luminosità automatica, che tende a tenere la luminosità dello schermo veramente molto molto bassa, sempre e comunque, tanto da non resistere. Io ho provato a tenere la luminosità automatica per darvi un po' un parere a riguardo, è andata a finire che l'ho tenuta sempre disattivata. Qui sono presenti tanti toggle, sono veramente tanti, possono essere riordinati a piacimento. Qui avete visto, abbiamo la luminosità, impostazioni della Wi-Fi, impostazioni audio, Miracast e impostazioni di sistema. Nelle impostazioni di sistema abbiamo un menu, impostazioni e personalizzazione ASUS, in cui possiamo decidere alcune cose, tra cui abilitare il menu rapido dal tasto home e abilitare gli screenshot tenendo premuto il tasto del multitasking. Le applicazioni rapide si accedono da qua, possiamo accedere diretta. Ops. Possiamo accedere direttamente ai comandi vocali, a Google Now, alle impostazioni generali o alle impostazioni per cambiare le applicazioni che vedete là sopra. Quindi da qui, per esempio, vedete, possiamo lanciare uno di questi software e noi ne lanciamo uno a caso. Questa è la personalizzazione che abbiamo qui. Sul tablet invece abbiamo anche le mini app, spero di ricordarvi e di farvele vedere. Visto che parliamo di punti negativi, li concludo, così vi metto a conoscenza di tutti i problemi. Secondo me sulla fotocamera non ci siamo. La fotocamera, questa qui, io ho avuto vari bug. Il peggiore è che in condizioni di scarsa luminosità, intendiamo proprio di notte, una foto fatta di notte, l'anteprima, quello che noi vediamo sullo schermo, è assolutamente tutto sbagliato. Vediamo se lo trovo. Ok, questo è quello per esempio che vedevo l'altra sera quando stavo cercando di fotografare all'esterno. Questo è quello che vedevo, lo scatto che ho ottenuto è stato questo, completamente sfocato. Non dico che sarebbe dovuto venire bene perché ovviamente era buio, però poi l'ho fatto anche con un altro telefono, e qualcosa è venuto, almeno non è venuta sfocata. Però il problema è quello, nella gestione della bassa luci, l'anteprima della fotografia tende a impazzire, appaiono delle righe rosa, insomma, per me purtroppo è no, e questo è veramente un peccato. Per il resto si tratta comunque di un telefono veramente potente perché Snapdragon 800 è sempre Snapdragon 800. Ci sono delle implementazioni software abbastanza interessanti. Per esempio, devo dire, non mi dispiace questa nel browser che ci permette di cancellare la cronologia delle pagine già aperte ad ogni avvio. La trovo abbastanza utile, devo dire. Poi, insomma, si può anche scegliere di non utilizzarla, ma io l'ho trovata abbastanza utile. Oltre a questo, un'altra funzione molto utile del browser che ASUS implementa in ogni versione del sistema è la linguetta che appare di lato e che ci permette di scorrere agilmente le pagine web. A me questa cosa piace molto perché permette di scorrere senza dover tenere il dito in mezzo alla pagina e quindi essere intralciati dal dito stesso. La navigazione web è molto molto buona, lo zoom, il pinch to zoom, non ci sono problemi di sorta, assolutamente promosso. Sempre dal punto di vista software, abbiamo alcune applicazioni installate da ASUS che si integrano un po' con i suoi servizi di cloud. Per esempio, AOLink permette di gestire i contenuti multimediali presenti sul telefono, che siano foto, video e musica, ma anche quelli presenti in rete, vedete, dispositivi vicini o quelli nel cloud personale di ASUS. Sempre da lì poi possiamo anche condividere tramite DLNA i contenuti. Abbiamo un AppLocker, che tramite la sicurissima password 1234 che abbiamo impostato noi ci permette di bloccare l'accesso a determinati software, un'app backup che fa ovviamente backup, l'Audio Wizard che vi ho fatto vedere prima, e abbiamo anche il dizionario istantaneo. Allora facciamo così, il dizionario istantaneo lo abilitiamo da qua su, che è una funzione molto intelligente, magari non a tutti tornerà utile, ma secondo me è assolutamente comoda. Si è attivata? Non si è attivata? Dizionario istantaneo, eppure non è apparso. Eppure non è apparso. Ok. Perfetto.
Perfetto, via, via. Eccolo qua. Beh, non ha saputo tradurmi questa parola, design, progettazione e così via. Quindi possiamo adesso, no, l'ho disabilito. Se abbiamo per esempio una frase che non sappiamo tradurre o anche un intero paragrafo, se non vado errato. No, gli ho chiesto troppo. Ok. È possibile avere una traduzione delle singole parole o delle intere righe? In alcuni software, non tutti, in quelli di lettura e nel browser, mi pare. Sempre dal punto di vista di lettura abbiamo una modalità, un reading mode, che fa diventare un pochino più giallo tutto lo schermo e serve a non alleggerire, a non appesantire la vista. Abbiamo poi un dizionario, abbiamo Echo che dovrebbe essere un software per i comandi vocali, ma vedete le funzioni che a cui può servire, sono poche, sono tutte in inglese. Abbiamo un gestore di file, la fotocamera ve l'ho fatta vedere. Applicazione meteo basata su AccuWeather, Polaris Office 4.0, la radio FM è presente, abbiamo un risparmio di energia abbastanza interessante anche se utilizzare l'ottimizzato non fa cambiare così tanto secondo me nelle prestazioni, quindi potete tranquillamente tenerlo attivo, ma allo stesso tempo non aumenta neanche così tanto la batteria. In caso di crisi e necessità di avere molta batteria a disposizione, il risparmio di energia massimo andrà a disconnettere internet quando lo il telefono è in blocco e il risparmio energetico sarà ovviamente garantito. Abbiamo Splendid, che è un software che ci permette di abilitare la modalità vivace, che tra l'altro avevo attivato proprio stamattina. Possiamo anche spegnerla per farvi vedere la differenza che è in camera, però è molto difficile da percepire. Fatto sta che comunque dal vivo si riesce un pochino a cogliere la differenza, quello vivace è ovviamente più bello. Story, in pratica è un piccolo software, gli diamo in pasto una serie di foto, tra cui questa che fa venire una grandissima gola, e lui creerà un semplicissimo album fotografico con quelle foto. Ok, per concludere, web storage, quindi storage Asus per il cloud. Adesso lo porto fuori perché nel dealer vengono mostrati i numeri telefonici, digito 190, vi faccio vedere comunque che chiama, qui è barbaramente tradotto come chiam, non perché non sappiano tradurre, ma perché è rimasto tagliato fuori. Allora, non sono convintissimo di quello che sento dagli speaker e purtroppo neanche dalla capsula. Le telefonate sono ok, ma non vanno molto, molto oltre l'ok. Devo dire che in situazioni un pochino più rumorose è stato più complicato sentire la persona dall'altra parte. Sempre dal punto di vista dell'audio. Allora, la galleria è abbastanza bella, e permette di scegliere che cosa mostrare nella galleria. Vi faccio vedere un paio di video. Allora, cominciamo col DVX che eccolo qua. Questo è il nostro DVX, nessun problema particolare. Vi faccio poi vedere l'MP4 a 1080p. Eccolo qua. Aumento l'audio al massimo. Ovviamente io sono microfonato in questo momento, quindi l'audio viene per forza filtrato. Vi faccio vedere per comodità mia qui e non sul tablet Asphalt 8. Mi sono convertito all'Asphalt 8 per testare i giochi. Fatemi sapere se secondo voi è una buona soluzione o c'è qualcosa di pesante ma facile da mostrare per capire un po' la potenza dello smartphone. Secondo me Asphalt alla fine è un buon compromesso fra potenza e prestazioni richieste, cioè un buon compromesso per quello che serve a me, ovvero spremere i dispositivi. Secondo me va bene, se voi avete altri consigli sono ben accetti. Gli speaker sono posti, anzi lo speaker è posto qua, quindi coperto questo c'è il più assoluto silenzio, non comodissimo per giocare.
Ok. Vabbè, è pur sempre uno Snapdragon 800 e quindi è promosso quasi a prescindere no, vanno sempre testati, ma insomma, questo è. Inserito nel tablet, eccolo a voi, diventa un 10 pollici, ci sono altri 5000 mAh di batteria e è presente anche un widget che potrei aver levato per errore, va bene, che permette di capire a che punto è la ricarica da un dispositivo all'altro. Nelle impostazioni possiamo scegliere cosa deve succedere, cioè se la gestione della batteria, ovvero il tablet che ricarica lo smartphone, deve essere lasciata gestita in automatico, oppure per esempio fargli scegliere di alimentare sempre il padphone. Cosa c'è da mostrare? Beh, c'è da mostrare che le applicazioni passano senza problemi da una parte all'altra, quindi se apro il browser vedete riprendere da dove ero rimasto. Si può fare anche, diciamo, un hot swap, quindi sta caricando questo new £1 coin pictures UK, faccio così e riparte esattamente da dove ero rimasto. Questo vale ovviamente per le applicazioni che supportano una cosa simile. Per tutte le altre ci viene chiesto con un messaggio di riaprire il software. Sempre da queste impostazioni possiamo scegliere, per esempio, cosa fare se arriva una chiamata in arrivo, ovvero rimuovere il telefono e poi rispondere. Oppure rispondere già al momento in cui stiamo estraendo il telefono, quindi senza dover più premere un tasto verde, oppure cosa fare, se vogliamo rispondere direttamente con il tablet. Qui ci sono queste piccole app, non mi sono dimenticato di farvele vedere. Questa è una calcolatrice, quello che fa i conti, non so se avete mai visto una calcolatrice. Più o meno non c'è molto altro a mostrare, nel senso che è Android 4.2 praticamente stock, con l'eccezione della barra delle notifiche. Tra le altre cose, da qui è possibile disabilitare quella barra, insomma, e passare a quella normale. Prezzo di vendita 799 euro. Non è facilissimo trovarlo, devo dire. Su Amazon.it però è venduto a 699 euro. Il prezzo è interessante, il prodotto è potente, è uno Snapdragon 800, è ben costruito. Sono un po' perplesso per il software, che sembra, come ho detto, un po' arenato nei mesi e negli anni da parte di Asus. Ci sono tutta una serie di piccoli bachi che sono ancora lì e si poteva fare sicuramente meglio, se non riproporre ancora e ancora lo stesso software con gli stessi bachi in tutti i vari dispositivi. È un prodotto, se vi piace e vi torna comoda l'idea dello smartphone che diventa tablet, che ha dei vantaggi anche molto interessanti dal punto di vista logistici, cioè tutti i nostri dati sono sicuramente qua. Quando lo inseriamo qua nel tablet troviamo tutto quello che avevamo qui e non dobbiamo pensare: ah, ma qui questa casella di posta non l'ho configurata, questa foto l'ho fatta di là e qui non ce l'ho, il software ce l'ho solo qua. Lo inseriamo dentro, il cuore è sempre lo smartphone e quindi abbiamo tutto replicato anche dentro lo smartphone, che è una cosa non da poco. Se questa cosa è di vostro interesse e ritenete essere la soluzione adatta per voi, questa accoppiata non vi deluderà assolutamente. Per chi cerca invece semplicemente un top di gamma potente, ed è solo un po' stuzzicato da questa idea, forse ci sono alternative migliori, anche dettate dal fatto che questo smartphone, come detto, è uscito comunque in commercio da vari mesi. Per questa recensione di Asus Padfone Infinity A86 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.